Thank you.
zona gialla, cioè comunque il coprifuoco alle 10, non hanno niente da fare, quindi. È un po' triste il nostro Vasco questa sera. Buonasera a tutti, ci No, è un po' siamo. oscuro, è un po' contrariato per uno sciopero dei mezzi più che altro, ma vabbè, lasciamo i perdere. disagi dei mezzi pubblici si ripercuotono su tutti Esatto. noi, sulle nostre vite. Nuova puntata Presentiamo del. la nostra ospite, ma prima direi, sì, ok, nuova puntata di Non sono doppiatori, il format in cui spieghiamo, sveliamo le figure delle figure che fanno il doppiaggio, che contribuiscono alla realizzazione di un doppiaggio, ma che non sono doppiatori, come il Esattamente. titolo suggerisce. Che cosa dobbiamo ricordare prima di tutto, Dario? Allora, dobbiamo ricordare che potete sostenerci facendo una bella sub gratuita al nostro canale e potete farla collegando con Amazon Prime. Tramite Amazon Prime, Esatto. cliccate sul bottoncino. A voi non costa assolutamente niente, è solo un click. Noi invece ci guadagniamo veramente tantissimo perché è il fulcro del nostro lavoro. Quindi, come potete dire di no a questa bella faccina? Grazie mille. Allora, potete anche sostenerci magari facendo una donazione. Scrivete punto esclamativo Prime in chat o punto esclamativo donazione per avere tutte le informazioni dal bot su come fare. Adesso abbiamo ovviamente lanciato anche il gruppo Telegram per gli abbonati. Quindi, se vi E abbonate, il canale riceverete Discord, il il canale. canale Discord dedicato, che si chiama Fans Esattamente. Only, tra l'altro. Quindi Questa battuta. se vi abbonate poi riceverete tutti i link di invito e potete unirvi a noi per disagiare in compagnia. E avete anche le emote, quindi potete usare i nostri bei faccioni nei vostri messaggini. Ma adesso direi di presentare la nostra ospite graditissima che è arrivata come un fulmine a ciel sereno a risolvere un'emergenza pazzesca per la quale È vero. la ringraziamo infinitamente. È qui con noi Buonasera. Deborah Cozza. Ciao Deborah. Ciao, buonasera a Ciao. tutti. Allora, Tra l'altro sono stato mezz'ora a cercare di capire come si leggesse correttamente il tuo cognome per non storpiarlo in diretta. Cozza. Cozza, perfetto, tale quale. Non si può Ok. Ok. Dunque, sì, vogliamo raccontare brevemente l'aneddoto. Sì, l'aneddoto, la situazione. Ultimamente le L'odissea. nostre dirette stanno subendo delle sorti nefaste. Doveva esserci Francesca Vichi, un altro nome, insomma, un altro assistente qui questa sera, che purtroppo ha avuto un imprevisto, insomma, non ha potuto partecipare, però ci teniamo a ringraziarla, ci tengo io personalmente a ringraziarla e ci teniamo noi a ringraziarla pubblicamente perché insomma ha La sostituta. trovato la sostituta, insomma Si è immolata per la si è causa. Perfetto. immolata per la causa, esatto, grazie, mi veniva l'espressione. Allora, Deborah Cozza, assistente al doppiaggio. Io Sì. direi di cominciare aiutando i nostri amici che ci ascoltano a capire, e anche noi in parte, perché come stavamo dicendo prima off camera, credo sinceramente che siamo i primi a portare un assistente al doppiaggio in una diretta, poi non lo so, però insomma, non ci sono così tante informazioni pubblicamente reperibili su internet, quindi che cos'è chi è l'assistente al doppiaggio? Cos'è questo mestiere? Come descrivilo? Allora, l'assistente al doppiaggio è una figura professionale molto utile e sempre presente durante i turni del doppiaggio e in sala, all'interno della sala, si occupa prettamente del sync labiale. Quindi è quella figura che va ad aiutare, ad assistere il doppiatore per quanto riguarda i ritmi, le labiali. Diciamo, ve ne rendete conto quando un doppiaggio non è a sync, immagino, no? Certo. L'assistente è proprio quella che in sala chiede la labiale, dice al dottore va un pochino più lento, vai un pochino più veloce e via dicendo. Però in realtà non è soltanto questo, perché noi facciamo un lavoro prima di andare in sala, che è la preparazione, in cui organizziamo tutto quanto il lavoro. Quindi vediamo il film prima, lo tagliamo, si dice, ad anelli, per Ok. uno solo, e facciamo i piani. I piani vengono preparati sia nell'interesse dell'ufficio tecnico, quindi diciamo dobbiamo conoscere anche il contratto, dobbiamo far sì che la società non spenda troppi soldi o
o meglio, non sprechi i soldi, spenda i giusti, non di più, però nello stesso tempo conosciamo la realtà della sala, conosciamo i doppiatori, conosciamo il direttore e quindi dobbiamo far sì che si vada in sala con dei piani che ci permettano di mettere al primo posto quella che poi è l'arte, che è la produzione del doppiaggio, è quello che ci piace poi di più. Certo. Quindi l'assistente, diciamo, l'ho spiegata, però c'è tutto. No, sì, direi che, cioè, potremmo dire che l'assistente è una figura, è un risolutore di problemi. Esattamente, la nostra mansione è quella di rompere le scatole e di dire al direttore che non c'è mai nessun problema, quando in realtà vicino a noi, sulla nostra piccola scrivania, abbiamo un foglio pieno di problemi scritti che siamo pronti a risolvere, cerchiamo soluzioni sempre. Siete il Mr. Wolf della sala di doppiaggio. Io dico sempre che siamo l'aiuto regista del doppiaggio, ma poi in realtà non è così, perché non sono poi le mansioni non sono poi proprio le stesse, però sì, siamo un aiuto, diciamo. Un aiuto a quanto mi sembra di capire fondamentale, alla fine, preziosissimo. Tralasciando momentaneamente il discorso dell'arte, che non me ne voglia nessuno, però rispetto al discorso economico, forse purtroppo, però insomma, potrebbe anche venire in secondo piano. Discorso economico, fare evitare che una società di qualsiasi tipo sprechi dei soldi, direi che è un punto da sottolineare. Assolutamente, ma sì, un assistente conosce a memoria il contratto e fa proprio questo, cioè si crea dei piani che vadano in sala rispettando il preventivo dell'ufficio, okay, però permettendo che tu si possa fare dall'inizio alla fine, che si possa terminare avendo però il tempo di poterci dedicare bene. E questo si crea tutto con l'esperienza, perché magari io so che un doppiatore è super veloce e lo posso mettere a turno con un bambino che è molto lento per poter poi, insomma, c'è tutto un discorso, scusate che gesticolo, c'è tutto un discorso che ognuno di noi poi fa a seconda della lavorazione specifica, perché poi ogni lavorazione ha dei vari fattori che vanno presi in considerazione, no? E quindi e si collabora molto col direttore, moltissimo. Siamo un cambio tra l'ufficio e il direttore, tra l'arte e il fonico. Abbiamo un piede nel lato artistico, un piede nel lato economico. Esatto, perché come... tante volte magari c'è una battuta bellissima che però è completamente fuori sync. Io do un'occhiata al fonico, ci guardiamo, se non si sincronizza purtroppo va rifatta, altre volte può sincronizzare, quindi no. L'aspetto economico e quello artistico si riescono a conciliare facilmente o è particolarmente o tirano in direzioni opposte? Allora, diciamo che naturalmente avendo un budget illimitato e potendo andare in sala mettendoci il tempo che semplicemente ci vuole, il prodotto sarebbe perfetto, però si può fare naturalmente, sì. Si può rispettare un budget e lavorare bene, okay, se chi lo fa conosce bene la realtà della sala, del doppiaggio, il doppiatore di turno e tutte le varie caratteristiche, tutte le varie specifiche di quella determinata lavorazione. Ok, certo. Tutto chiaro, tutto chiaro. Allora, io ci stavi accennando prima anche off camera che comunque il rapporto un po' tra lo ieri e l'oggi del mestiere, no? Perché adesso sappiamo che per fortuna o meno, magari per alcuni per sfortuna, si lavora con tempi velocissimi e tutto in digitale. Però ovviamente il doppiaggio non è nato in digitale, è nato con ovviamente l'analogico, quindi con la pellicola e tutto il resto. La definizione di anelli, no? Ricordiamo, deriva dalla pellicola, dall'anello di pellicola. Esattamente, quindi immagino che anche la figura dell'assistente sia nata
a quei tempi, o comunque un ruolo molto simile. Quindi ti stavo appunto chiedendo se potessi darci una panoramica, magari con la differenza tra lo ieri e l'oggi. Assolutamente, certo. Allora, l'assistente a doppiaggio era proprio la figura che segnava il film. Oggi io segno il film, mi guardo il film e con il righello, in realtà al giorno d'oggi ormai si può fare proprio al computer. E quando ho iniziato io si faceva un righello, con il righello segno il time code iniziale, il time code finale e faccio l'anello. Ma l'anello in realtà era l'anello di pellicola che faceva l'assistente di Moviola. L'assistente del film segnava inizio e fine anello, lo tagliava e faceva l'aggiunta. Quindi andava a creare gli anelli che poi venivano proiettati in sala doppiaggio e da lì insomma si partiva. Naturalmente si parla di tempistiche molto diverse, certo. 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 Ovvio. Se tanto pensare che ogni volta che bisognava guardare un anello doveva partire la proiezione, cioè si partiva, si metteva in macchina l'anello, si faceva partire l'anello, di certo non ti potevi fermare lì, andare indietro. No, certo, no. Certo. E la stessa cosa vale appunto la sincronizzazione in maniera che veniva lavorata, adesso è tornata. Sì, assolutamente. Quindi tagliava fisicamente la pellicola delle forbici, quello che è, e la univa. Certo, poi li univa facendo l'aggiunta e creava appunto un anello di pellicola, no? Con l'aggiunta fatta nel post, diciamo, che andava a creare l'anello. L'anello, perfetto. Era l'anello. Io sarei molto, molto curioso di capire a questo punto qual è, se c'è magari un criterio specifico per determinare quando finisce un anello. Adesso che magari... Cioè... Come si fa? È definito dal contratto, no? Non è definito dal contratto, però c'è una convenzione, cioè c'è una durata di convenzione e ci sono delle logiche che provengono da una conoscenza tecnica, nel senso che allora c'è la parte artistica. L'anello in realtà è una piccola sequenza di film. Il turno, probabilmente queste cose voi già le sapete tutte, non lo so, il turno è fatto da una sequenza di anelli, per dire, viene nel film il personaggio Jack viene a farsi i suoi anelli, quindi sul suo piano, che è preparato dall'assistente, troverà anello 1, 2, 3, 4, poi anello 7, 8, 9, 10, che sono le varie sequenze, ok? Non so se mi sono spiegata. Sì, assolutamente. Chiarissima. E praticamente questi anelli vengono tagliati come... La convenzione vuole che durano più o meno 30 secondi. E ci sono due o tre regoline, tipo, ne sono, in teoria non bisognerebbe mai tagliare una risposta a una domanda. Non bisognerebbe mai tagliare un'emozione da un punto di vista artistico, no? Perché magari l'attore sta facendo un respiro, no? Ha preso un respiro, sta esprimendo un pensiero e tagliare a metà non ha alcun senso. Poi però ci sono anche dei tagli tecnici, cioè da esterno a interno taglia. Ok. Per dire, no? O... come... Vabbè, naturalmente quando cambia la scena si taglia, certo. Ovvio. Quindi esistono tanti... E poi esistono anche criteri pratici, cioè tipo una lavorazione in cui io so che vado in colonna separata, che è una cosa che ormai col Covid succede sempre, cioè che viene solo un unico attore in sala a fare le sue cose da solo, allora magari in una lavorazione televisiva in cui si va un po' più di corsa taglio anche per agevolare la velocità del turno, non vi so dire. È un po' complicato da spiegare, però si possono tagliare gli anelli in modo tale che il turno vada un po' più veloce. Va bene. Sì. Ok. Questa è la parte, diciamo, che è ottimista. Molto, molto bella la cosa, non tagliare un'emozione. Dire molto, cioè, fa trasparire l'attenzione che viene dato, almeno in Italia, insomma, a questa professione. Cioè. Non si taglia l'emozione, se c'è un'emozione bisogna mantenere il
profilo perché no, assolutamente, assolutamente. Ma per, è come quando ti guardi una partita in televisione e magari al momento che quello sta per tirare, sta il pallone, sta per fare gol, il segnale sparisce. Metto la pubblicità. Bravo. Esatto. Bravo. È come quando hai presente come quando nei cartoni che guardavamo da piccoli c'era quella scena classica dove il protagonista magari stava coi popcorn seduto a guardare un thriller e c'era la scena in televisione, l'assassino è pubblicità oppure si staccava la spina? Sì. È la stessa cosa, quello non lo puoi classico. Quello non lo puoi fare, è una regola non scritta, c'è un girone all'inferno per gente del genere. Esatto. E poi immaginate per dire, no? Togliendo che ormai non è appunto, non c'è più la pellicola, quindi si può decidere di legare un anello, cioè l'attore può dire vabbè fammi 3-4 insieme, per dire. Però immaginate la fatica che fa un attore a interrompersi in un momento proprio appunto sia dal respiro ma da qualsiasi punto di vista, no? Che fatica può fare se tu lo interrompi nel bel mezzo di un concetto, di un pensiero, di un'emozione forte? E quindi noi stiamo sempre a far ridere questa cosa perché ci passo la vita a cercare il punto giusto, perché magari capitano dei film in cui l'attore fa dei discorsi lunghissimi, a un certo punto devi dargli, no? Però tu stai lì a cercare il momento dove pensi di disturbare meno l'attore. Certo. Chiamola così. Bello. Dico. Ilaria, sì, piccolo cambio di location. Oggi è un po' di tempo, ci sarà un piccolo cambio di location. Ma emergenza totale. Approfondiamo. C'è Alia in chat che dice: se vi servono comparse, ci sono io. Va bene, grazie. grazie comparse mille. Comparse nel senso. Comparse, sì. ma credo anche per la sala, magari, no? Sai. Non so, tipo i brusianti, tipo quelli che entrano, okay. Dicono e vanno. Okay. allora, ci tenevamo a sapere questa cosa, perché è una domanda che abbiamo già fatto agli adattatori, ai dialoghisti. Qual è la giornata tipo di un assistente? Ecco, da quando ti svegli la mattina fino a che finisci di lavorare. Mi piacerebbe saperlo. Allora, adesso rispondo. Allora, la giornata di un assistente naturalmente dipende dalla lavorazione che sta facendo in quel momento. Perché noi naturalmente andiamo a progetti, no? La differenza tra il doppiatore e l'assistente è che il doppiatore si fa magari i suoi 3 turni al giorno, la mattina è un supereroe, a ora di pranzo diventa un padre di famiglia e al terzo turno al cartone animato. Noi solitamente lavoriamo a progetti, quindi in questo momento sto facendo una serie TV, poco tempo fa ho finito un film, quindi a seconda del progetto che faccio inizio, diciamo, un periodo lavorativo che ha un inizio e una fine. Il doppiaggio, come sapete, viene scandito da turni, quindi potremmo avere 3 turni al giorno di quella determinata lavorazione, che per me è sempre la stessa, a differenza di quella del doppiatore, no? Io faccio, ne so, sto facendo questa serie, ho 3 turni al giorno di questa serie, possono essere 2 o 3, quindi durante il giorno si lavora in sala doppiaggio, però poi l'assistente torna a casa, accende il computer e comincia magari a tagliare gli altri episodi, a controllarsi magari una scena che ho in pausa pranzo, il doppiatore, il direttore gli ha chiesto di controllare perché aveva un dubbio su una traduzione o su una cosa tecnica, insomma noi lavoriamo molto in casa. Tanto. Già da prima. E quindi, diciamo, la giornata dell'assistente è molto impegnativa dal punto di vista lavorativo. Ciao, quindi diciamo che possiamo dire che, come abbiamo anche detto per i dialoghisti, il pro del mestiere è che sta in ciabatte da prima del lockdown e il contro è che sta in ciabatte da prima del lockdown. Esattamente. Fondamentalmente, Esattamente. Sì. Esattamente, noi ci riposiamo durante i turni, no, sto scherzando, no. Però... magari. Però diciamo che la parte più, non meno faticosa, più divertente, almeno per me, è quella della sala. Poi più c'è distensiva. Esatto, sì. Che comunque è impegnativa molto.
però diciamo che quando fai 3 turni al giorno, torni a casa, devi accendere il computer, rimetterti a lavorare, lì diventa... Sai cos'è? Secondo me, essendo abituato io a lavorare anche da molto prima sia al computer che con le persone, secondo me la differenza è proprio che in un caso sei al computer da solo a fissare lo schermo, nell'altra... Ok, stai lavorando, però lo trovi il tempo per una risata, per un caffè, per una cosa. Cioè, quello secondo me fa tanta differenza. Sì, 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 sì. Poi al lavoro nostro si ride tanto, eh. A me piace, si ride molto. Eh sì. Ah, sì. Soprattutto certo. Su alcuni prodotti, immagino. Che sì. Alcuni prodotti siano più divertenti di altri. No, quello è proprio... Però diciamo che poi... ci conosciamo un po' tutti, siamo tutti un po' amici, quindi anche il lavoro, quello che può piacere di meno, poi si fa sempre col buon umore, solitamente. Sì, sì, vabbè. Giornata storta capita a tutti, per carità, però insomma. Certo. Assolutamente. Sì, allora, intanto volevo salutare anche il nostro carissimo Violenza97, complimenti per il link. Allora, Come si fa a lavorare smart working assistenti? Hold my beer, sì, esatto. Sì, esatto, che sono un po' i pionieri dello smart working, che lo fanno, come abbiamo detto, da molto prima, ecco, di quando, è come dire, io lavoro in smart working da prima che la cosa diventasse mainstream, insomma. Esatto, da prima che diventasse di moda. Ecco, allora, forse adesso a questa domanda abbiamo già risposto... parzialmente sì, però magari forse ci sono gli estremi per un piccolo approfondimento. Ecco, quali sono le figure professionali con cui l'assistente si interfaccia di più, maggiormente? Ah, all'interno della sala sicuramente, vabbè, l'attore doppiatore che è in sala vicino a me. Io fisicamente ho una scrivania con un monitor all'interno della sala di incisione. Ok. L'altro particolare del nostro lavoro è che si sta immobili, non si fa rumore, altrimenti il panico si rimprovera. Esatto, sì. E quindi c'è l'attore doppiatore e poi in regia il direttore il fonico. E dall'altra parte poi c'è anche l'ufficio tecnico dello stabilimento, e appunto per quanto riguarda le preparazioni, tutti i doppiatori, le convocazioni degli attori. Insomma, quindi l'ufficio e lo staff della sala, che diceva appunto il doppiatore, fonico e direttore. Okay. Direttore, okay. Più certo, certo, certo. Allora, diciamo che è ben noto che ogni turno 3 ore, è spesso stancante per ogni doppiatore. Ecco, alla luce di quanto abbiamo detto finora, in che misura è stancante per un assistente questo turno di 3 ore? Se tu sei anche la figura che ha visto il film prima, taglia il film e tutto il resto, la stanchezza comincia da molto prima, in un certo senso, perché fra virgolette il doppiatore sì, si stanca, arriva, fa 3 ore, ovviamente 3 ore sono quello che sono, però consideriamo il tutto, l'assistente non lavora solo 3 ore, lavora parecchio di più. E poi quando gli altri si vanno a fumare la sigaretta, molto spesso stanno in sala a controllare tutto, che tutto sia a posto. Esatto. Sì, quindi non c'è nemmeno quei 5-10 minuti di libertà, no, perché no, devo stare qua, devo controllare, devo vedere, esatto. Aiutatemi. Ciao Carbonara, benvenuto, benvenuta, grazie. No, beh, per carità, anche noi ci prendiamo naturalmente le nostre piccole pause, però molto spesso ci ritroviamo a avere da fare anche quando gli altri magari si sono un attimo fermati, però in sala l'impegno è tanto, insomma bisogna stare sempre concentrati, perché oltre a vedere il sync, che comunque richiede una certa abitudine, un certo occhio, no? Cioè io sto lì che guardo i ritardi del fotogramma, il fotogramma è il 24esimo del secondo, no? Io sto lì che vedo quanto cioè sto un po'... Però oltre a quello noi facciamo attenzione alle pronunce, all'accuratezza, insomma, che si dicano le cose corrette, alla traduzione. Quindi stai sempre, non ti puoi distrarre mai, sei concentrato sempre.
è un'altra stanchezza da quella dell'attore, naturalmente, che sta lì a dare tutto se stesso, quindi sta proprio una fatica anche fisica. Sì, poi fisicamente un doppiatore in piedi, esatto, verosimilmente, tu sei seduto, però insomma... No, no, ma Calcante il suo lavoro, ma è un altro tipo di... non avrà più, certo, pensieri. Io invece ho i pensieri di oddio mio, staremo a dir bene, faremo tutto a po', cioè è lì che... però insomma è abbastanza stancante, poi dipende dal turno, c'è il turno dei bambini e comunque li devi aiutare, il turno del brusio, e allora anche lì, ecco, come... più gente c'è in sala, più cose tu hai da tenere sott'occhio, immagino. Esattamente. Devi far andare il turno, no? Quindi devi prendere un po' i remi, no? In barca, e devi essere tu che decidi. Sì, io infatti volevo dire che appunto hai tirato fuori una questione interessantissima, ovvero come funziona quando hai i brusianti, che in genere sono molti, no? Che vengono, cioè sono un gruppetto che viene messo là, e quindi sei tu poi alla fine che devi gestire tutti. E anche questo, per esempio, è molto stancante, perché comunque devi stare attento non soltanto a quello che si dice, come si dice, ma devi stare anche attento al fatto che comunque sono un gruppetto di persone, rumori e tutto il resto. Esatto. Quindi diciamo che... E vorrei dire, visto che lo stanno dicendo in chat, vorrei dire che devi stare attento a non calpestare i capelli di chi sta in sala ad assistere in quel momento. Visto che... Ragazzi, cosa avete tirato fuori, ragazzi? Ma questo è un segno... questo aneddoto di Francesco Bulcain, che aveva raccontato in una nostra diretta, che durante un turno c'era una persona ad assistere al turno, una ragazza con i capelli molto lunghi, la sala era molto piccola, lui doveva fare un campo, ha fatto un passo indietro finendo per calpestare i capelli di questa povera malcapitata. Il povero Francesco. E lei poi... povera anche lei. Povera. No, ma la cosa bellissima è che lei, sapendo di non poter far rumore, non è che gli diceva mai fatto male, no, gli toccava un pochino la gamba, sai, tipo così. Cioè faceva... sapendo di non poter far rumore, poverina, c'è, cioè anche lei. Che disagi. No, che disagi, succede anche questo. Tutte cose che purtroppo per il momento abbiamo un attimo messo in stand by, perché certo, i turni di brusio non sono quelli che sono sempre stati per questa cosa del COVID, e quindi non abbiamo neanche persone da assistere in sala. Di solito i turni di brusio hanno questa particolarità, che magari ho 10 persone in sala da aiutare. Poi naturalmente c'è anche dietro il direttore che ascolta quello che dicono, come viene col fonico, però tu in sala sei quella che magari gesticoli, dici mo basta, che loro magari stanno facendo del brusio e sono presi, magari c'è un momento che devono alzare, no? devono alzare proprio la voce, allora io magari gli faccio tipo maestro di musica. Fantastico, fantastico. Alle volte, sai, mi verrebbe voglia di essere tipo una mosca, un insetto, per entrare dentro e vedere, sai, sti gesti assurdi che... sarebbe divertente. Bellissimo. Visto che... sì, che sono un po' mettere di musica, facciamo un po' ridere. Visto che hai accennato al discorso del, insomma, adesso la situazione del COVID, con i distanziamenti, essendo che sia te che il doppiatore dovete essere in sala, come funziona? Cioè, si è attrezzati in qualche modo? Sì, devo dire, poi naturalmente non è che ho visto tutti gli stabilimenti, no, di Roma, però... Per sì, quello che puoi sapere tu, certo. Certo, allora, alcune sale sono molto grandi, quindi diciamo che naturalmente noi non ci togliamo mai la mascherina. L'attore, per causa di forza maggiore, deve toglierla. E tra un attore e l'altro viene sanificato il leggio, si fa cambiare aria, e devo dire che io sono abbastanza tranquilla perché ho sempre la distanza. Nelle sale piccoline viene messo il plexiglass che divide, che è lo stesso che viene messo in regia tra il direttore e il fonico. Okay. Però diciamo che i fonici non sono contentissimi di questi plexiglass, perché comunque potrebbero un po' interferire col suono, e quindi diciamo che una sala non è... Adesso poi chiaramente, se avremo il piacere di avere qualche fonico in una
nostra diretta preciseremo anche questa cosa, però chiaramente una sala non è che è solo un microfono, è una sala è costruita perché tutta la sala sia fatta in un certo modo per cui non ci sia un suono giusto, tra virgolette. Certo, quindi chiaramente se uno va a mettere un elemento che oltretutto è una superficie piatta su cui il suono si riflette, vabbè, queste sono cose un po' più specifiche, però insomma può causare dei problemi. Certo, sì, sì. Sicuramente. Quindi, la situazione è questa, quindi... No, diciamo che almeno per quanto mi riguarda non ho avuto grandi problemi. Ho visto anche alcuni che hanno si sono girati col tavolino, no? Di spalle, uno di spalle all'altro. Hanno girato le disposizioni leggero, scrivania. Però devo dire appunto, per quanto mi riguarda non ho avuto mai problemi fino adesso di non sentirmi in sicurezza. La cosa che mi dispiace è il distanziamento, soprattutto per quanto riguarda i bambini, per esempio, perché gli assistenti sono anche quelli che quando capita il bimbo che ha appena iniziato, magari stanno dietro alle gie con loro, gli danno la famosa botticella dietro la schiena per farli partire, cioè c'è stato comunque un aiuto che l'assistente può dare e col distanziamento purtroppo è impossibilitato. E... Certo. È un periodo che ha messo in difficoltà tutti, fossero questi problemi, aspettiamo che passi, che non possiamo fare. Sì. Questa situazione ha creato insomma problemi a qualsiasi livello e stratificazione della società, quindi esatto. Approfondiamo l'aspetto dal punto di vista del doppiaggio oggi dell'assistente, però insomma chiaramente è così, è complicato per tutti. Assolutamente, l'assistente deve anche sapere... Ah, ecco, questa è una domanda interessante. Allora, ti chiedono se un assistente deve anche saper recitare o se deve solo sapere la parte più tecnica, diciamo, la dizione e gli altri aspetti, quelli un po' più tecnici. Appunto tecnici del settore. Allora, per dire, non è che l'assistente deve... conoscere la dizione per forza, per esempio. Non sta scritto da nessuna parte perché comunque non ci serve proprio, non è una... diciamo che non ce n'è alcun bisogno. Certo è che se l'assistente comunque ha un minimo di conoscenza o sensibilità per quanto riguarda la recitazione è meglio, perché è ovvio che... Però non è che deve per forza saper recitare o essere un attore, non necessariamente, non... deve però avere delle conoscenze tecniche, quelle sì, per forza, per quanto riguarda, per poter fare l'assistente certe cose le devi conoscere per forza e ti devi anche un po' aggiornare perché le tecnologie cambiano e di conseguenza bisogna cercare di fare... Esatto, questo si lega a una domanda che volevamo farti, che esiste un percorso specifico, cioè un percorso di studi che una persona può o deve seguire per diventare assistente al doppiaggio. Mi spiego, un doppiatore verosimilmente farà delle scuole di teatro, di recitazione, poi magari dei corsi di doppiaggio, adesso che si sono diffusi, eccetera, eccetera. Per un assistente, dialoghisti anche, insomma, adesso si sono diffusi alcuni corsi, ci sono dei percorsi che si possono seguire. Per un assistente c'è qualcosa che si deve seguire o che comunque può essere utile come percorso di studi da avere come bagaglio? Allora, che io sappia, non ce ne sono. O quantomeno, quando io ho imparato a fare questo lavoro, non ne esistevano, non ne conoscevo corsi. Ora non so se... Corsi da assistente al doppiaggio non credo onestamente. Non credo che esista. Onestamente a me piace pensare al mio lavoro come un mestiere antico, come sarà anche prima che andassimo in diretta. Sì, sì. Perché effettivamente è proprio così, cioè fino ad oggi è sempre stato un lavoro tramandato da lavoratore a lavoratore. Solitamente un assistente esperto piano piano inizia assistenti più giovani, non so perché è sempre stato così. Ora non so se è una cosa buona, una cosa cattiva, se questa cosa cambierà, però è sempre stato così. Ed è proprio un mestiere fatto di tante piccole cose tecniche, va proprio imparato sul campo, bisogna guardare, bisogna essere spugne più che si può.
aggiornarsi, capire anche appunto la domanda di prima sulla storia è secondo me una domanda importante, perché è vero che la tecnologia è cambiata, cioè cambia il mezzo, però il principio è quello, e quando sì. capisci quello vai bene. Quindi onestamente io non so se oggi esistono dei corsi per fare l'assistente al doppiaggio, però quando ho imparato io a fare questo lavoro non esisteva. Ok, quindi il percorso da fare è fondamentalmente entrare in sala e stare a fianco di chi sa già fare questo mestiere. Sì. Perché come dicevi tu, è un mestiere antico, antico barra artigianale, si esatto. tramanda molto più di quanto si insegna, cioè, ma non è una cosa secondo me né positiva né negativa di per sé, però è un meccanismo di funzionamento. Ci sono certe cose, se devo insegnarti, non lo so, a forgiare spade, sì, ti posso anche dire le linee teoriche, però poi tu ti devi mettere lì accanto a me e ti devo spiegare man mano che cosa faccio, e devi vedere che lo faccio, perché è una cosa che si impara, si può imparare soltanto attraverso chi ha fatto talmente tanta esperienza che ti può raccontare la sua esperienza. Il modo per impararlo è il raccontare l'esperienza. Vasco il Fabbro. Vasco il Fabbro. Esattamente così. Tant'è che l'assistente deve conoscere dall'inizio alla fine tutto quanto l'iter, tutto quanto il procedimento del doppiaggio. Proprio dall'inizio alla fine deve sapere tutto quello che succede, perché poi l'assistente è quello che alla fine della lavorazione da il copione di montaggio, cioè sul copione di prima era cartaceo, era in copertina, no? Adesso è digitale, fai insomma. Ogni assistente trova il suo modo, perché? Perché è proprio così, cioè non esiste un modo standard di fare le cose. Ognuno di noi ha un suo metodo. Tu sai che devi fare quelle cose, ma ognuno di noi ha il suo metodo. Tant'è che poi magari tra colleghe ci confrontiamo, no? Ma tu, ma come fai questa cosa? Ma tu come fai quest'altra cosa? Beh, credo anche che forse, non lo so, piace pensarlo, che i doppiatori capiscono che assistente c'è in sala magari semplicemente vedendo quello che c'è sulla scrivania, no? Perché poi ognuno di noi proprio ha il suo metodo. Okay. Certo, certo. Bello. Alla fine mi piace molto questo elemento artigianale del mestiere. Cioè, io, per esempio, io non avrei mai immaginato, sono sincerissimo, non avrei mai immaginato che l'assistente fosse un mestiere che si tramanda. No, assolutamente. Guarda, ogni assistente puoi chiedere a te chi ti ha insegnato? Che scuola sei, no? Che scuola sei, giustamente. Di che scuola sei, poi è un nome di un altro assistente più grande di te che ti ha insegnato. Certo. È un po' come io, venendo da Napoli, no? Io c'ho nel cuore pulsante della città, pensa che addirittura abbiamo il mestiere che si tramanda, che è quello di disegnare i numeri nei cartelli del prezzo dei mercati ortofrutticoli. Cioè, praticamente tu hai. Lo giuro. Cioè, ci sono, per esempio, le casse di meloni con i meloni dentro, e c'è il cartello dove c'è scritto il numero del prezzo. Il numero, ecco, si disegna e si impara. C'è proprio un tizio con dei pennelli che disegna i numeri. No, è una figata. Sì, è quindi. Quindi sono proprio questi mestieri qua, quelli che magari tu non gli daresti 2 centesimi, che invece poi scopri che c'è un mondo dietro. Ed è fantastico, è veramente fantastico. Sì, quindi bellissimo. No, a me è piaciuto un sacco puoi riconoscere un assistente in base a quello che ti ha lasciato sulla scrivania. Sì, è vero. Stando nel campo dell'organizzazione di cose, è vero che ogni modo di organizzare lascia la sua firma. È bellissimo. Come la grafia giapponese, sì, è vero, come la grafia giapponese cinese, sì, c'è proprio la tecnica, l'ordine di scrittura, sì, è vero. Allora. Qua gli hashtag si sprecano, ragazzi. Sì, gli hashtag si stanno sprecando. Siete grandi. Allora, se va male R&D, sappiamo che mestieri fare adesso. Esattamente. Il Fabbro, lui, disegnatore di prezzi. Allora, abbiamo detto che un assistente conosce a memoria il contratto, quindi
Questa era una nostra curiosità. Il compenso di un doppiatore si calcola, se non sto sbagliando cose, con gettone presenza più le righe, e varia un po' in base al prodotto, eccetera. Il dialoghista, se non sbaglio, ha i rulli invece delle righe. Un assistente? Punto di domanda. Allora, l'assistente ha il gettone di presenza del turno, quindi viene pagata a turni, ogni turno ha il suo compenso fisso, che è quello scritto sul contratto, e lo stesso compenso viene dato, sempre diciamo a turni, per le preparazioni che vengono calcolate a rulli. Ah, ok. Quindi è un po' un mix, diciamo, Anche dei due. il rullo è una definizione che arriva dai tempi delle pellicole, perché c'era il rullo. Beh, Beh, sì. certo. Erano vecchi rulli divisi in parti, ma è tutta una cosa che in realtà poi a oggigiorno, quando devo visualizzare l'assegno, io mi faccio ogni 20 minuti un turno, diciamo più o meno, però il conteggio oggi è ancora a rulli per quanto riguarda il pagamento, almeno per il momento. Sì, poi dici magari, Le preparazioni. forse ci potrebbe stare una rinominazione, però vabbè, insomma, per adesso è quella. Sì, adesso convenzionalmente è quella. E Un invece assistente? i Sì. Un assistente, visto che parliamo di turni, un assistente è, tra virgolette, vincolato alla sala, cioè ha o non ha l'esigenza di spostarsi per mezza Roma durante i turni. Nel senso, un doppiatore magari è in uno stabilimento per un turno e poi dall'altra parte della città per un altro turno. Per allora l'assistente, no. Allora, può capitare, ma è molto più raro per degli attori, nel senso che può capitare che magari un assistente in un periodo abbia magari due lavorazioni incastrate naturalmente, no? E quindi magari può succedere che hai il primo e il secondo in uno stabilimento e poi il terzo in un altro, e quindi ritrovi quel giorno che ti fai la corsa come doppiatore tra secondo e terzo, tra uno stabilimento e l'altro. Però succede molto più raramente, perché come dicevo prima, solitamente un assistente, diciamo, inizia un progetto che generalmente occupa tutta la giornata per il tempo che dura la lavorazione, diciamo appunto, ne so, per un mese io faccio una serie e molto probabilmente farò solo quella serie, quindi non mi sposterò. Però può capitare che magari c'è un periodo che mi si accavallano due serie, una era mia, è tornata la stagione di una serie che era mia, già facevo un'altra cosa, e allora vedo molto più raramente. Ok, quindi diciamo che non hai nemmeno la, come si dice, lo stress di doverti spostare, vedi? Quasi Beh, hai quasi altri tipi poi di. altri tipi di stress, chiaramente, sì, però insomma, almeno quello di doverti fare Vabbè, mezza Roma. mi rendo conto adesso che forse non ho fatto la domanda più intelligente, perché giustamente abbiamo detto prima che l'assistente fa anche risparmiare soldi alla società, quindi è basato sulla società in cui sta lavorando. Sì, Quindi. certo, è un po' come se Ripeto, può fosse. succedere, Sì, può può succedere. succedere, però è un'altra logica, cioè succede in base a un'altra logica. Sì, Sì, ecco. perché comunque siamo liberi professionisti, quindi magari c'è un momento in cui abbiamo più di una lavorazione in piedi, però solitamente no. Poi nei turni di doppiaggio l'attore doppiatore può essere aspettato, liberato, cioè magari un attore sa che viene da uno stabilimento lontano e dice mi aspettate. Che ne so, alle 5, allora noi sappiamo che dalle 4 e mezza alle 5 o non facciamo nulla o c'è un altro attore che c'ha poco per dire, no? Invece l'assistente, come il direttore e come il fonico, devono partecipare al turno completo, devono stare lì tutte e tre le ore del turno per forza. Quindi cioè, si cerca appunto di non prendere più lavorazioni lo stesso giorno. Certo, Certo. assolutamente. Ecco, spostandosi ora, diciamo, a parlare un po' dei prodotti, ovviamente senza fare nomi, ovviamente. Oddio. Là dove è possibile si fanno, lì dove non è possibile non si fanno. Però ti volevamo chiedere se tu come assistente personalmente hai un prodotto al quale hai lavorato che
sapendo anche tutto, nel senso che l'assistente se lo guarda da prima, eccetera, eccetera, se hai un prodotto che ti ha lasciato qualche emozione particolare una volta terminato, cioè vale però sia se l'emozione dovesse vale essere oddio è stato bellissimo, sia oh mio Dio mai più. Certo, allora devo dire che a me piace veramente tanto il mio lavoro, quindi mi appassiono molto alle varie serie che mi arrivano, quindi mi è capitato spesso di amare molto una cosa, che una serie, soprattutto le serie quelle lunghe, no? Che poi le lasciano, la finiscono così. E ci sono state anche tante cose che non mi sono piaciute, però quelle preferiscono. Stanno lì, tanto comunque poi uno si diverte quando fa questo lavoro e cerca di rendere anche magari tante cose brutte col doppiaggio, a volte diventano anche meglio, no? Succede anche il contrario, però quando ti arriva proprio una cosa super brutta può succedere che ti diverti, no? Andare in... Sì, magari ti capita, non lo so, la telenovela spagnola, no, sudamericana, che tu sei lì e dici... Esattamente. Che è brutto, però ti fa anche ridere perché sì, che tra l'altro parlano tutti, che tra l'altro parlano tutti quanti come i CD degli esercizi per la scuola, no? Sì, è vero. Tutti quanti così in spagnolo. Ejercicio 1. Ho appena capito dove reclutano le persone per i CD della scuola. Esattamente. Oddio. Ho anche tante lavorazioni belle, non so, senza che mi metto qua tanti nomi così, però c'è stata una serie che si chiama Homeland, che proprio l'ho amata tanto, con il mio direttore abbiamo fatto, cioè ci siamo proprio, ci siamo tanto impegnati, l'abbiamo amata da morire. Ho fatto alcune stagioni di Walking Dead che pure mi sono piaciute parecchio. E nel caso di una serie tu devi essere perfettamente in pari poi, no, con la, ovviamente con la messa in onda originale, voglio dire. In che senso impari? Nel senso che cioè devi essere come esce in contemporanea, sì, nel senso come esce lì te la devi guardare, perché poi devi fare sì, allora con le serie che vanno in contemporanea praticamente stai lì appesa a un filo aspettando che arrivi questo video provvisorio brutto che non si vede oh mio Dio, cercando di capire, di riconoscere i personaggi nella speranza che lo script corrisponda al vero, e con un grande punto interrogativo piazzi quell'unico episodio che ti è arrivato così. Però insomma, quando poi non è sempre così, è sempre più spesso, ma non è sempre così, secondo me. Meno male. Questa domanda forse è un pochino banale, nel senso, l'assistente è richiesto su ogni tipo di prodotto, quindi che sia un film, che sia un cartone, che sia un documentario, cioè... O qualsiasi... Più che altro, guarda, io girerei la domanda distinguendo tra doppiaggio classico e videogiochi, che seguono logiche tendenzialmente un po' diverse. Vero. Videogiochi okay. No, non c'è l'assistente. Non c'è, perfetto. Non ho mai sentito, anche perché credo che sia proprio un altro mercato, credo, scusate l'ignoranza perché non mi è mai capitato, ma non so però. No, tutto territorio inesplorato. No, sì, cioè, seguono un po' altre logiche tendenzialmente i videogiochi, credo che comunque il videogioco, credo, ma non vorrei dire baggianate, magari qualcuno mi correggerà immediatamente, che l'attore doppiatore che va debba dire, diciamo, una serie di frasi campionate che poi andranno montate. Sì. Che non c'è il momento. Tendenzialmente sì. Cioè, non è... Ci sono dei momenti in un videogioco in cui ci sono delle scene, perché un gioco ha delle scene, allora lì magari c'è il personaggio, puoi seguire un po' il sync, le cose. Però è un software che tu dici, che ne so, granata in 10 modi diversi e poi il software a mescolarle a seconda di... È più tipo la voce di Trenitalia, cioè, che dice tutte le cose, dice, che ne so, l'elenco delle città, dei binari e cose,
e poi è il software a mettere insieme i pezzi. Sì. Tendenzialmente credo che funzioni così. Però boh, nel senso, magari c'era, magari c'era, esatto, l'assistente nella, sì, nella fase prima, sì, cioè nella divisione, ah, l'organizzazione della lavorazione, e invece neanche quello. Non credo, poi ok, almeno per quanto mi riguarda, però pare che aveva delle storie bellissime a cui è stata richiesta la collaborazione dell'assistente, però mm-hmm, non lo so, mm, lagga un po', ragazzi, però nel... lagga un po', sì, è così, ci spiace. Va bene, no, ti avevo chiesto questo perché volevo sapere se magari tu hai un genere specifico, un tipo di prodotto specifico con il quale vorresti metterti in gioco, nel senso magari, o non so, o che preferisci, sì. Allora, naturalmente da professionista faccio tutto. Se me lo chiedi, naturalmente preferisco fare magari film o delle serie TV di adesso che sono talmente belle, tante serie sono così ben recitate, sono dei prodotti di alta qualità, per cui comunque insomma è figo lavorarci come se fossero di circuito, come se fossero cinematografiche, anche, sì, se con altri ritmi, però insomma fatica un po' di più, però è comunque molto bello, soprattutto se appunto da passioni, quindi fai ricerche prima di andare in sala e sei preparato. Mm-hmm. Però insomma c'è di tutto, eh. Poco tempo fa ho fatto un cartone animato per bambini e comunque mi sono divertita e mi è piaciuto farlo. Certo, assolutamente. Io direi di fare ancora tipo due domande e intanto se qualcuno in chat ha qualcosa da chiedere al nostro ospite può cominciare a sbizzarrirsi. Ricordando che su lavorazioni attualmente in corso d'opera non si può dire assolutamente nulla, quindi evitate di fare questo tipo di domande su cose in corso, tipo su cosa stai lavorando, perché ragazzi, non si può dire. Non si può. Ti arrestano, arriva l'FBI in casa, ti piomba in casa, ti arrestano, cioè ci sono... Tipo, ci sono crimini più gravi che vengono puniti molto meno di questo. Tipo Men in Black, Men in Black che ti flashano e ti cancellano, sì, la, sì, memoria. Sì, 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 sì. Ma ti cancellano proprio. ti cancellano proprio dalla faccia. Ti disintegrano proprio. Esatto, esatto. C'era Davide Perino che ci raccontava che una volta gli hanno fatto firmare una NDA, che sarebbe Non Disclosure Agreement, in cui, che veniva dall'America chiaramente, in cui si diceva tipo che non se ne poteva fare menzione nella Terra e in tutte le galassie conosciute, qualcosa del genere. Cioè, cioè uno va sulla Luna... Metti che vai sia sulla mai luna, che qualcuno incontra E.T. e poi gli va a dire l'ultimo film della Universal, per dire. Sì, sì. No, ma che facevo The Walking Dead, che andava una puntata a settimana, cioè, ma arrivavano miliardi, sto esagerando, tantissimi messaggi, no, ma ti prego, ma che è successo? Ma quello è morto? Io non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire. Non so niente. Volete ancora la mia presenza, godere della mia presenza, volete ancora rivedermi, fate il favore a voi stessi di non chiedermi questa cosa. Esatto, con il copione nello zaino mi sembrava di portare una valigetta piena di soldi, io mi davo con il sacro... Sì, sì, sì. Devo vedere cosa succede. No, è terribile. Assurdo. Qualcuno ti rapinava per strada solo per vedere... Cosa vuoi, invece... i miei soldi? No, voglio il copione dell'ultimo episodio di The Walking Dead. Esattamente. Allora, noi volevamo fare questa domanda forse un pochino cazzona, nel senso, come lo spieghi quello che fai al carabiniere che ti ferma per chiederti l'autocertificazione, per chiederti dove stai andando? Tu dici, stai andando al lavoro, che lavoro fai? L'assistente al doppiaggio. E cioè... Ah, allora il
carabiniere dice: ah, bello, e chi doppi? Ecco, esattamente. Direi no. Che risposta perfetta. Sempre. E chi doppi? Risposta no. No, non doppio. Sono... E allora, c'è sempre la mia solita formula. Tipo un aiuto regista, però nel doppiaggio. Per poter esatto. Fare questa... Ecco. No. Ma perché in verità arriva anche a noi questa, cioè noi diciamo siamo roba da doppiatori e chi doppiate? No. Ah. E allora di chi fai la voce? Oh. Tu non sai quante mi fai la voce a caso ci arrivano. Tipo 100 al giorno, ma mi fate la voce sì, di qualcosa del genere. No. A parte che non funziona così, porca di quella. Però vabbè. Quali sono le caratteristiche, secondo te, per il tuo vissuto, le caratteristiche fondamentali che deve avere un buon assistente, che servono per essere un buon assistente al doppiaggio? Allora, deve essere preciso, precisissimo. Infatti la maggior parte degli assistenti al doppiaggio sono della Vergine, non si capisce perché. Ah. Però è preciso. Quindi, come cosa, ok, visto che... Quindi dovete nascere all'inizio di settembre, praticamente. Tornando al percorso di studi, non è il percorso di studi, ma dovete essere nati a settembre, se no, niente. Esatto. Il curriculum, se è nato ai primi di settembre, va bene. No, a parte scherzi, è molto preciso e molto mignolo. E... preparato, e poi tutto quanto è l'esperienza. E più comunque fai esperienza, è più... Proprio il nostro lavoro, diciamo che un assistente che conosce bene i doppiatori, che conosce le situazioni, diventa un aiuto, perché l'assistente deve essere un aiuto in sala, deve veramente assistere il doppiatore, deve fare in modo che il doppiatore sia più comodo, che abbia più... gli devi semplificare il lavoro, non glielo devi complicare, ecco. Quindi bisogna avere quella intelligenza lì. Di capire, a volte magari c'è una battuta che non è precisissima, però l'attore, quell'attore lì, se gli rompi le scatole l'ennesima volta, magari te la fa peggio, si innervosisce, no? Allora vabbè, cioè ci deve stare una sorta di intelligenza, sensibilità che si acquisisce con l'esperienza in sala. Ok. Calma e pazienza, tanto pragmatismo anche. Tantissimo, sì. Mm. Quindi essere della Vergine, calma, pazienza, pragmatismo e pignoleria. Esatto. Ma soprattutto essere della Vergine, se no ragazzi non se ne fa niente, ci dispiace, è così. Magari uno c'ha tutto, però è nato un giorno dopo ed è della Bilancia, e quindi, porca miseria. Niente, infatti mi interessava, però sono della Bilancia, quindi niente, non lo posso fare, mi dispiace. Manco io, perché pure io Bilancia, già la miseria. Allora, io non vedo domande dalla chat, quindi insomma, se Dario non hai altre domande tu... Ma io... No, io penso che possiamo anche avviarci alla conclusione. Io ne approfitto per ringraziare ancora 200 volte la nostra ospite, che è stata la nostra salvezza in questa giornata uggiosa di sciopero dei mezzi. Ringraziamo ancora una volta Deborah, ringraziamo Francesca per avercela proposta, perché poi gli assistenti non è che stanno sulla bocca di tutti, forse purtroppo insomma non stanno sulla bocca di tutti, quindi è anche un po' più difficile trovarli, però il magico mondo dei social aiuta anche in questo. Allora direi di congedare subito Deborah, che visto che avevi qualche esigenza, noi ci prendiamo ancora 2 minuti per ricordare alcune cose. Ciao, grazie per essere stata con noi. Ciao, grazie mille Deborah. Okay, perfetto. Ok. Che cosa dobbiamo fare adesso? Allora, dobbiamo ricordare che ovviamente se tutto quanto avete visto con quale italiano vi è piaciuto, potete sostenerci. Se volete vedere live migliori, se ne volete vedere altre, se vi piace in generale quello che facciamo.
Esattamente. Prossima live, doppiatore, direttore fonico, assistente, dialoghista e traduttore. Non sarebbe così male come idea, sai? Non... Il Assolutamente cast, no. la sala di doppiaggio al completo. La sala... Sì, è Non ci avevo vero. pensato. Non ci avevamo Cioè, pensato. Grazie potrebbe non Dexon. essere così male. Grazie Dexon perché ci hai dato veramente una bella idea. Effettivamente la sala di doppiaggio al completo è... Facciamo una battle Adesso la segni royale. da qualche parte. Ci penso, ci dobbiamo pensare, la dobbiamo pianificare un po', Vado. però bello, mi piace come idea. Grazie, grazie Bella mille. lì. Ottima idea. Se avete Prime, dicevamo che se avete Prime potete fare la sub gratuita al canale, se vi piace questa live, quello che state vedendo, quello che facciamo sui social, se volete vedere altre cose, anche perché insomma, spero che con oggi abbiamo dimostrato di avere in un certo senso un valore, non è che me la voglio tirare, però dai, oggettivamente quante live con gli assistenti abbiamo Ragazzi, fatto finora, cioè, diciamoci anche le cose come stanno e come vanno dette, Ragazzi, le oppure potete cose fare una vogliono donazione, dette. Le cose esatto. vogliono dette, ecco. Cose vogliono dette? Sì. Ok, va bene. Le cose vogliono dette. Quindi niente, o con la sub gratuita attraverso Prime potete scrivere punto esclamativo Prime in chat per vedere come fare. Se non avete Amazon Prime, ricordiamo, ci danno il buon volpetto, che siete tecnicamente stupidi, ma con tanto amore comunque. Ecco, le Le cose vogliono cose vogliono dette, dette, esattamente. esatto. Oppure con una donazione anche di 1 euro, cioè niente di che, ma veramente per voi non è niente, a noi aiuta tantissimo, perché Fate ormai questa conto che cosa ci per noi è state... un'attività a tempo pieno, quindi Ecco, fate conto che ci state offrendo un caffè. esatto. Semplicemente questo. Oppure in generale, più donazioni e sub riceviamo, noi ragioniamo meglio a stomaco pieno, e un sushi all you can eat è un buon modo. Ci Eh beh. sarà Gianfranco Miranda? No, Adesso vediamo. Ringraziamo, io direi di ringraziare ancora Deborah e Francesca perché Deborah letteralmente oggi alle 4, alle 16 non sapeva ancora, Assolutamente. non È sapeva stato. nulla. Le è arrivato il link alle 8 e mezza, cioè sono state delle cose. Un giorno quando sarò indipendente vi donerò 2 euro per ogni live a cui ho Ho partecipato, le conto. addirittura Pure pure noi. Pure noi le contiamo, eh. noi le Guai, a... contiamo, Guai certo. se troviamo 2 euro in meno. Ti veniamo a cercare a casa. Beh, Che non sappiamo dov'è, ma non importa, lo per... stesso. Tu dici lo No. scopriamo e poi no. Vasco se l'è già Allora, scritto, attento, infatti. sì, è già scritto, esatto. Allora, ringraziamo tutte le nostre voci, tutti i nostri nuovi follower, tutti quelli storici, come sempre. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori, tutte le persone che si sono connesse in questa live, nonostante fosse purtroppo un po' poco pubblicizzata per ragioni nostre interne. E niente, questo è. C'è qualcuno a cui si può fare un ride? Riesci a vederlo? Non in questo Guardo momento. io. Va bene, guardo io, guardo io, guardo io. Vediamo se possiamo mandarvi da qualcuno. Tanto non ci sarà più nessuno nel momento in cui. Sì, ma tu. Io sto già facendo questa cosa. Tu parla, non possiamo Ogni... lasciare No, la live muta. Cioè, no, 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 dammi no, la mano. è che stavo leggendo, stavo leggendo. C'è Ilaria che dice: ogni vostra live è come un calice di vino, mai abbastanza. Grazie. Grazie. Io non so come si possa sentire un astemio, ma comunque ti ringrazio perché Male, male probabilmente. probabilmente perché no. Effettivamente. Io voglio i tutorial su roba da disegnatori di numeri e roba da fabbri. Guarda Ah, c'è una che cosa importante che non abbiamo fatto, visto che ha detto roba da disegnatori. Che cosa non abbiamo fatto? Ah, Non abbiamo cavolo. precisato la prossima È live. vero, ragazzi. Allora, ragazzi, Non l'abbiamo ancora fatto. questa cosa qui ve la dobbiamo dire. Il giorno 13, quindi sabato, alle Ore 15. ore 15, non vi perdete assolutamente la prossima live, perché, signori miei, ne varrà la pena come mai nella vostra vita. E non stiamo esagerando. Sembra a volte esagerazioni perché dobbiamo fare numero. No, è vero. Perché avremo degli ospiti veramente favolosi, Eccezionali. favolosi, degli ospiti
grandissimi. E per una volta non parleremo di doppiaggio, ma di noi, cioè di RDD, di altri progetti, di cose che facciamo, perché facciamo quello che facciamo, perché ci piace farlo e come lo facciamo. Esattamente. E lo faremo con ospiti graditissimi, anche illustri, vorrei dire. C'è Deda Fiorini, sottotitolato, writer, insomma, eccezionale. C'è Marco Lombardo di Roba da Grafici, che è una community gigantesca, è la community italiana sui grafici. Ci sarà Gian Andrea di Gian Andrea Muglia. Insomma, quindi vi racconteremo il doppiaggio, però non dal punto di vista del doppiaggio in sé. Esatto. Esattamente. Come si racconta il doppiaggio? O meglio, come si racconta o il doppiaggio o la grafica o perché? Come si racconta un mestiere? Esattamente. Live, come si racconta un mestiere? È questo che faremo. C'è Voci da Nerd, direi che possiamo mandare un po' di personcine a Federico Viola. Prima quella cosa nera sul letto di Dario non c'era. No, c'era, era solo che io ero girato e non si vedeva. È il fodero del cavalletto, niente di che. Va bene, grazie a tutti per essere stati con noi. Ci vediamo sabato 13 alle 15. Ciao. Ciao ragazzi, grazie a tutti.